Questi strani affioramenti delimitano il sito di Lance Formation nel Wyoming occidentale, una delle zone più ricche di fossili di dinosauri al mondo. Per oltre un secolo, i ricercatori di fossili vi hanno trovato dei tesori come le ossa colossali dei dinosauri a becco d'anatra e del famoso Tyrannosaurus Rex. Nel 1993, il paleontologo Craig Darsler dell'Università di New Orleans iniziò a esplorare una zona di gole e profondi burroni che battezzò Dragon's Grave, la tomba del drago. I dinosauri presenti in questa formazione sono molto numerosi. Tutti i dinosauri risalgono al tardo Cretaceo e lo strato superiore di Lance Formation risale al periodo della loro estinzione. Infatti, al di sopra non ci sono altre tracce. L'arenaria di Dragon's Grave si depositò 67 milioni di anni fa, solo 2 milioni di anni prima dell'estinzione dei dinosauri. Darsler e la sua squadra stanno ricostruendo gli ultimi momenti di questa grande dinastia. La presenza di ossa di adrosauro o dinosauro a becco d'anatra non è stata una sorpresa. Ma poi sono venuti alla luce i minuscoli fossili di un dinosauro rarissimo. La scoperta attirò l'attenzione del paleontologo Dale Russell dell'Università del North Carolina. Russell, specializzato nello studio dell'intelligenza dei dinosauri, aveva inseguito una preda sfuggente per quasi 30 anni. Dragon's Grave sarebbe stato un ottimo terreno di caccia. Look at that, there's a vertebra coming out of the ground there. My gosh. Dale Russell e Craig Darsler hanno individuato una vertebra che sbuca dal terreno. Ma il fossile non appartiene a un adrosauro, come il 90% della zona, ma a un giovane esemplare di Troodon. E il ritrovamento è davvero eccezionale. Il Troodon rappresenta un tesoro per i cacciatori di fossili. La collezione di Darsler di minuscoli piccoli di Troodon, tra cui i frammenti dei gusci delle uova e denti di neonati, è un reperto eccezionale. Nel 1856, nel Montana, furono scoperti i denti fossilizzati di un piccolo dinosauro. La specie venne giustamente denominata Troodon, che significa denti che feriscono. Furono trovati solo pochi altri fossili e per oltre un secolo il Troodon accese poco interesse fra gli esperti. Tutto questo cambiò quando Dale Russell trovò il cranio di un Troodon nella collezione di un museo. Più studiava il fossile, più ne restava meravigliato. Mi sono seduto e osservato quel teschio per qualche minuto, quando improvvisamente il cuore ha cominciato a battere più velocemente. Ho capito che stavo vedendo qualcosa che nessuno prima di me aveva notato. Il cervello della maggior parte dei dinosauri non riempiva le cavità craniche. Invece, il cervello del Troodon era così grande che lasciava delle impronte nell'interno del cranio. Russell intraprese una missione che lo avrebbe condotto in Canada, al sito in cui era stato rinvenuto il cranio. Setacciò la zona finché non scoprì lo scheletro più completo mai trovato di Troodon. Per la prima volta riusciva a immaginare l'aspetto di questo dinosauro dal grande cervello. Il Troodon era un predatore sotto ogni punto di vista, con denti serrati e affilati come rasoi e grandi artigli simili a uncini. Unico fra i dinosauri, aveva un dito opponibile che gli permetteva di afferrare saldamente la preda. Il Troodon apparteneva a una famiglia di dinosauri detti terapodi, dei predatori bipedi come il Tyrannosaurus Rex. Ma con un cranio lungo meno di 20 cm, il Troodon sembrava insignificante rispetto al suo gigantesco cugino.
Consideriamo qualche dato statistico. Il Troodon era alto 1,5 metri e pesava meno di 50 kg. Il Tyrannosaurus Rex era alto 12 metri e pesava oltre 6 tonnellate. Ma il Troodon era costruito per essere veloce. Faceva passi lunghissimi, tenendo sollevati da terra gli artigli centrali. La sua coda lunga, simile a una frusta, era molto flessibile e serviva forse a migliorare il suo equilibrio mentre correva o balzava sulla preda. Agile e veloce, il Troodon potrebbe essere stato uno dei dinosauri più veloci del suo periodo. Ma l'anatomia leggera implica ossa delicate che tendono a disintegrarsi più che a fossilizzarsi. Per questo, i resti del Troodon sono preziose rarità. Per Dale Russell, un cranio e uno scheletro incompleti di Troodon hanno modificato per sempre quanto si sapeva sui dinosauri. Questo era un piccolo predatore che superava in intelligenza tutti i suoi contemporanei, compreso il Tyrannosaurus Rex. I Troodon sono così interessanti perché hanno avuto un'evoluzione straordinaria. Sono rari e insoliti dal punto di vista anatomico. Questo dinosauro è piccolo, ma di grande significato. Il Troodon potrebbe realmente riscrivere la storia sull'intelligenza dei dinosauri. Ciò che Dale Russell scoprì in un antico cranio era destinato a scardinare le conoscenze tradizionali. Per lungo tempo si era pensato che tutti i dinosauri fossero poco intelligenti. La logica era semplice: corpo enorme, cervello piccolo. Ad esempio, un mostro di 3 tonnellate come lo stegosauro aveva un cervello di circa 1 chilo. Ma il Troodon era circa 40 volte più piccolo dello stegosauro, eppure il suo cervello era più pesante. In effetti, rispetto alle dimensioni del corpo, il cervello del Troodon era circa 6 volte più grande di quello della maggior parte dei dinosauri. Se segniamo su un grafico il rapporto fra cervello e dimensioni del corpo, troviamo una curva in continua salita che inizia con le forme primitive di vita e culmina con l'essere umano. Nella curva, il Troodon è più in alto di qualunque altro dinosauro e supera perfino i primi mammiferi, i nostri antenati. E questo scardina l'idea che il cervello dei dinosauri avesse raggiunto un vicolo cieco nell'evoluzione. Per la prima volta ci siamo resi conto che alcuni dinosauri avevano il cervello particolarmente grande per essere dei rettili e che si stavano evolvendo verso un tipo di comportamento più complesso. Dale Russell scoprì anche un'altra caratteristica sulla superficie interna del cranio del Troodon. Il cervello che aveva lasciato la sua impronta presentava un inizio di circonvoluzioni. Più un cervello è complesso, più la sua superficie presenta circonvoluzioni, come il cervello umano. La complessità del cervello del Troodon si avvicinava a quella di alcuni uccelli e mammiferi moderni. Ma qual era l'effetto di un cervello così grande? Il Troodon elaborava le informazioni derivanti dai suoi sensi, che erano molto sviluppati, in particolare dalla vista. Con gli occhi in posizione anteriore, il Troodon aveva una percezione della profondità più fine di quella degli altri dinosauri. La capacità di vedere in 3 dimensioni era fondamentale per balzare su una preda veloce come i piccoli mammiferi. Inoltre, il Troodon aveva occhi molto grandi. Ciò fa supporre che fosse una creatura della notte. 70 milioni di anni fa, il Troodon era forse il dinosauro meglio attrezzato per la caccia notturna. Con i suoi sensi acuti e la piccola statura, poteva penetrare fra la vegetazione fitta, dove i killer giganti, come il Tyrannosaurus Rex, non riuscivano ad addentrarsi.
Qui scorrazzavano le piccole prede e il Troodon era il re. Ma fino a poco tempo fa, queste non erano altro che supposizioni di studiosi. I fossili di Troodon non erano mai stati individuati in un contesto ambientale chiaro. Per la prima volta, le rocce di Dragon's Grave ci forniscono preziose indicazioni sullo stile di vita del Troodon. Osso dopo osso, frammento dopo frammento, Craig Darsler e la sua squadra stanno ricostruendo la vita di alcuni degli ultimi dinosauri che vissero sulla Terra. Per Dale Russell, Dragon's Grave fornisce le prime informazioni dettagliate sull'habitat del Troodon, sulle sue risorse di cibo e sulle altre creature che vivevano in questo stesso ambiente. Un importante ritrovamento è stato questo deposito ricco di ossa di adrosauri, gli enormi dinosauri a becco d'anatra. La specie che abitava a Dragon's Grave era l'edmontosauro, un erbivoro alto 6 metri e del peso di oltre 3 tonnellate. Grandi branchi di edmontosauri riempivano un tempo questo paesaggio, condividendolo con il Troodon. Circa 65 milioni di anni fa, in un'era detta Cretaceo, i dinosauri raggiunsero il loro massimo sviluppo evolutivo. A quel tempo, Dragon's Grave era il delta di un fiume e brulicava di vita. Branchi di edmontosauri brucavano la vegetazione che cresceva vicino all'acqua. Di tanto in tanto, un mostruoso Tyrannosaurus Rex irrompeva nella palude e uccideva uno dei grandi dinosauri a becco d'anatra. Altri soccombevano di vecchiaia o malattia. Quando morivano, gli edmontosauri venivano sospinti nell'acqua. Con il tempo, le loro ossa entrarono a far parte dei depositi naturali formatisi nel delta. Un esempio attuale di questo ambiente è l'ecosistema paludoso della Louisiana, lo stato di origine di Craig Darsler. Questo giacimento naturale è il tipo di ambiente in cui si accumulavano le ossa dei dinosauri a becco d'anatra. Quindi basterebbe prendere questo sedimento, le ossa che contiene, i resti delle piante che vi crescevano e metterci anche i dinosauri a becco d'anatra. Aggiungiamoci anche i Troodon e il gioco è fatto. L'ambiente è praticamente identico a quello di circa 65 milioni di anni fa, quando il Troodon viveva nel Wyoming. Darsler considera il Troodon l'equivalente di un astuto predatore che vive oggi nelle paludi della Louisiana. Se cerchiamo un'analogia non solo per quanto riguarda ciò che mangiavano, ma anche per le abilità funzionali, l'intelligenza, eccetera, l'animale che più gli è simile è il coyote. E questa è la ragione per cui a volte si parla dei Troodon come dei dinosauri coyote. Infatti i coyote sono furbi, veloci e modificano il loro comportamento in un baleno. Quindi sembra ragionevole pensare la stessa cosa anche dei Troodon, perché in questo ambiente del tardo Cretaceo i Troodon erano le creature più piccole, più veloci e più intelligenti, proprio come i coyote. Come un coyote a due zampe, il Troodon prosperava nel rigoglioso ambiente di Dragon's Grave. L'ambiente naturale in cui apparentemente vivevano i Troodon era certamente rigoglioso e ricchissimo di cibo. Piante, insetti, piccoli animali, sicuramente i dinosauri a becco d'anatra, o almeno le carcasse di questi ultimi. Era davvero un posto perfetto per vivere e sicuramente era un ottimo posto per allevare i piccoli, perché a causa del leggero innalzamento del terreno, le madri erano in grado di individuare meglio i pericoli che potevano minacciare la prole. Le madri del Troodon probabilmente deponevano le uova vicino alle rive del delta, dove si accumulavano le carcasse degli adrosauri. Così i piccoli nascevano vicino a una fonte di cibo pronto.
Il troodon adulto probabilmente si nutriva di molti cibi, piante, insetti e i nostri antenati, i primi mammiferi. Durante il Cretaceo, i mammiferi erano piccoli mangiatori di insetti, la cui unica protezione era rappresentata dalla notte. La maggior parte dei grandi dinosauri carnivori aveva una visione notturna poco sviluppata, ma poi arrivò il troodon. Era difficile sfuggire alla sua vista acuta e alle sue mani agili e prensili. I mammiferi non avevano nascondigli. Padroni della notte, i troodon rappresentarono probabilmente per i mammiferi la più grande minaccia alla loro esistenza. Forse il dinosauro coyote avrebbe potuto rallentare l'evoluzione dei mammiferi fino a bloccarla. Non lo sapremo mai, perché il troodon scomparve all'improvviso. Questa comunità di dinosauri nel pieno dell'evoluzione fu anche l'ultima espressione della bellezza del loro mondo, perché subito dopo un grande cataclisma spazzò la superficie della Terra. Gli scienziati non hanno ancora risolto il mistero della scomparsa dei dinosauri. Può essere stata causata da asteroidi, vulcani o virus. Solo il risultato è noto. 65 milioni di anni fa, i dinosauri sparirono. Ma la storia del troodon non finisce qui a Dragon's Grave. Ci lancia nel futuro, dall'età dei dinosauri all'era spaziale. L'estinzione dei dinosauri inaugurò una nuova era, quella dei mammiferi. Oggi i discendenti delle piccole prede dei troodon regnano sul pianeta. Ma l'avvento della nostra specie era predestinato? Oppure l'evoluzione avrebbe potuto avere un corso diverso? Cosa sarebbe successo se non fosse avvenuta l'estinzione di massa? I mammiferi sarebbero stati soppressi o sarebbero rimasti di piccole dimensioni durante tutto il Mesozoico. A un certo punto compaiono questi piccoli terapodi che entrano in competizione con i mammiferi o quasi sicuramente diventano addirittura predatori dei mammiferi. Se l'estinzione non fosse avvenuta, forse questi piccoli terapodi avrebbero completamente sostituito i mammiferi, o almeno avrebbero impedito loro di crescere di dimensioni. La selezione naturale aveva favorito la vista acuta, le mani prensili e l'intelligenza pronta del troodon. Cosa sarebbe successo se non si fosse estinto? Dale Russell risponde a questa domanda proiettando il troodon in un ipotetico futuro in cui i dinosauri non si sono estinti. A far ciò è stato spinto da un gruppo di scienziati della NASA interessati ai meccanismi evolutivi. Gli esperti della NASA stanno lavorando a un progetto di ricerca basato sull'ipotesi che in qualche altro luogo dell'universo possa esistere la vita. Perciò hanno chiesto a Russell di calcolare le possibilità che si tratti di una vita intelligente. La NASA stava sponsorizzando un progetto chiamato Ricerca di un'intelligenza extraterrestre e voleva valutare le possibilità che organismi presenti in biosfere extraterrestri potessero sviluppare una civilizzazione tale da costruire radiotelescopi per comunicare con noi dallo spazio. Come paleontologo, mi chiesero di ricontrollare le prove di come si sono sviluppati il cervello e il sistema nervoso centrale attraverso le ere geologiche. Russell ha ricontrollato i rapporti cervello-corpo nel loro processo evolutivo.
Prima dell'estinzione dei dinosauri, mammiferi e troodon avevano proporzioni corporee simili. In teoria, entrambi avevano le stesse possibilità di evolversi. ...65 milioni di anni fa, il troodon aveva quindi grandi potenzialità. Se fosse vissuto per qualche altra era geologica, avrebbe forse avuto quest'aspetto. Il dinosauroide, una creatura ipotetica, umanoide nella forma, rettile nella biologia. Mani come le nostre, pelle come i serpenti, cervello come il nostro, occhi di dinosauro. Le madri dei dinosauroidi avrebbero potuto partorire feti vivi, come fanno oggi alcune specie di serpenti e lucertole. Ma senza ghiandole mammarie, avrebbero dovuto rigurgitare il cibo solido per i loro piccoli. Dale Russell ha creato il dinosauroide calcolando come si sarebbe modificato lo scheletro del troodon se il suo cervello fosse cresciuto, raggiungendo dimensioni simili in proporzione alle nostre. Gli occhi sarebbero stati più convergenti verso il davanti rispetto ai dinosauri, così probabilmente avrebbe avuto una visione stereoscopica come la nostra. La faccia sarebbe stata più corta. Avrebbe avuto mani da usare come strumenti per alimentarsi. La colonna vertebrale sarebbe stata verticale. E crediamo che, specialmente considerando l'incredibile successo della nostra specie e della bioingegneria che essa rappresenta, frutto di milioni di anni di evoluzione di una creatura quadrupede, crediamo, dicevo, che un corpo di questo tipo sarebbe stato possibile se il troodon si fosse sviluppato. E questa è una creatura che deriva da un antenato che era bipede, aveva un dito opponibile e una visione parzialmente stereoscopica. Insomma, rispetto a tutti i nostri antenati, il dinosauro è quello che ci assomiglia di più. Se il dinosauro fosse sopravvissuto, una creatura come questa avrebbe potuto costruire grandi città, creare opere d'arte e osservare le stesse, chiedendosene il significato. Una scintilla di ciò che chiamiamo coscienza umana potrebbe aver brillato in un piccolo dinosauro 70 milioni di anni fa. Il destino del troodon porta un messaggio per la nostra specie. Se non fosse stato per un colpo di fortuna nell'evoluzione, avremmo potuto non essere qui. E scienziati con la pelle verde studierebbero le ossa di antichi mammiferi, chiedendosi cosa sarebbero potuti diventare.